Allora, benvenuti a tutti, signore e signori, tutte le garage mare viaggio. Questo qua rappresenterebbe un semplicissimo video risposta e poi potrebbe essere utile per tutti quanti. Allora, una persona mi ha inviato un messaggio in privato dicendo: ma scusami, tu fai vedere sempre, quando vai negli hotel, fai vedere la spa. Che cos'è la spa? E un'altra domanda che mi ha fatto: qual è la differenza tra la sauna e l'hammam o il bagno turco? E poi un'altra domanda che ha fatto è dire: se io non conduco una vita sana, cioè che importanza ha fare queste cose? Allora cercherò di risponderti nel modo più veloce possibile. Allora, perché si fanno queste cose? Quando si va in un hotel a 5 stelle, in genere l'hotel a 5 stelle ha la spa. Che cos'è la spa? La spa è un centro benessere, da non confondere con vita sana, perché io immagino che tu stai confondendo un pochettino le cose. Allora, la vita sana è la vita che fa il buddista, che mangia tutti i prodotti sani, che fa dello yoga, che fa degli esercizi di respirazione, che fanno degli esercizi per prendere tutta l'energia del sole. Insomma, quella là rappresenterebbe una vita sana, quindi senza rumori, sono solo semplicemente con i rumori che dona la natura, il canto degli uccellini, l'acqua che scende in una cascata. Quindi automaticamente questa rappresenterebbe una vita sana, ma noi la vita sana non la facciamo e non la potremo mai fare se non siamo portati a fare una vita sana. Noi ci beviamo la birra, la Coca-Cola, mangiamo della roba fritta, ci strapazziamo le orecchie con della musica, e quindi automaticamente noi non conduciamo una vita sana. Il centro è un centro benessere. Il centro benessere contiene normalmente le vasche che sono idromassaggio, la sauna e l'hammam. Ok, allora che cos'è la sauna, che cos'è l'hammam, o semplicemente detto il bagno turco? Allora, sono due cose completamente differenti, da non confondere sauna e hammam. L'hammam è di origine islamica, praticamente veniva utilizzato nel periodo proprio greco-romano, diciamo tutto il vapore che c'è nell'hammam nel periodo invernale dà la possibilità di far passare tutte quelle malattie che sono dovute al raffreddore, proprio perché il vapore con quegli oli essenziali che loro mettono praticamente tolgono proprio tutte le impurità all'interno, quindi tutto il reparto respiratorio. Quindi nel periodo invernale viene maggiormente utilizzato per questo caso, cioè proprio per la parte respiratoria, e quindi purificare proprio la parte respiratoria, quindi eliminare tutte quelle malattie che sono dovute ai raffreddori. Nel periodo estivo l'hammam praticamente ti scende la temperatura corporea, perché l'hammam in genere è una stanza, e l'hammam e bagno turco più o meno sono la stessa cosa. Quello che cambia è praticamente il decoro. In genere viene detto bagno turco quando poi ci sono tutte queste bellissime decorazioni che ti danno anche già una sensazione di relax. E nel periodo estivo viene praticato proprio per scendere la temperatura corporea, perché tu passi dall'acqua che è gelida, quindi 18 gradi su per giù, alla temperatura che è di 55 gradi, 60 gradi, su per giù. L'hammam è questa la temperatura, quindi questo effetto praticamente dà un effetto rinfrescante e quindi scende la temperatura corporea, ed è molto 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 importante farlo. Quindi se voi aveste la possibilità di andare in un hotel a 5 stelle e vedete che ci sta la spa, e quindi dovete prenotare una stanza, ma vi accorgete che una stanza costa 300 euro,
per dire, e l'altra costa 350, proprio perché è un'altra categoria e avete la possibilità di entrare a far parte del mondo della spa senza pagare ulteriori cifre, fatelo, perché è molto importante. Un paio d'ore in questi centri benessere al giorno, vi giuro che vi rilassano. Io in questo momento proprio ho finito di fare la sauna e l'idromassaggio. Allora, parliamo invece della sauna. La sauna è un ambiente in cui la temperatura arriva intorno agli 80-100 gradi. Questa temperatura è dovuta da alcune pietre che vengono riscaldate, ora sono tutte quante allacciate al periodo della storia, quindi è inutile che noi ci mettiamo a parlare della storia. Parliamo delle saune, adesso ce ne sono tanti tipi, però proprio la sauna è un ambiente riscaldato da delle pietre in cui viene versata sopra dell'acqua e quindi man mano l'ambiente si riscalda ed arriva agli 80-100 gradi. Però ci sta anche da dire una cosa: quando fate queste cose dovete osservare delle regole molto importanti, e in particolar modo della sauna secca, quindi parliamo della sauna, non della mano. È preferibile non andare mai a stomaco vuoto o a stomaco troppo pieno, cioè è preferibile che prima di entrare nella sauna, se avete fatto già colazione, d'accordo, ma se non avete fatto colazione, per esempio avete preso solo il caffè, è consigliabile prendere un piccolo snack. Questa è una cosa molto importante. La durata deve essere massimo di un quarto d'ora e tra una seduta e l'altra devono passare all'incirca 45 minuti. La sauna potrebbe essere molto pericolosa se non si stanno a vedere queste cose, a prescindere dal fatto che per le persone che lo fanno la prima volta è sempre consigliabile provare, cioè nel senso che la sauna e l'hammam sono ambienti molto caldi, quindi è consigliabile sempre provare un 5 minuti per vedere la reazione del vostro corpo. Non dovete mai assolutamente esagerare, non dovete mai assolutamente fare dello sport nella sauna, magari fate le flessioni oppure nella mano mettete a correre così per sudare ancora di più. Assolutamente, dopo 5 minuti si aprono i pori della pelle e incominciate a sudare, cacciando così tutte quelle tossine che sono presenti nel nostro corpo tramite la sudorazione. E per chi è un po' grassocello, praticamente è buono perché permette la sudorazione e quindi permette anche di cacciare tutti i grassi. Però comunque dovete stare veramente sempre molto attenti, e chi la fa la prima volta o la sauna o l'hammam, la sauna e l'hammam sono cose più o meno di abitudine, d'accordo? Voi quando incominciate a capire il comportamento del vostro corpo nella sauna e nell'hammam, allora diventate sempre più pratici e quindi prendete l'autocontrollo sul corpo. Quindi prima di fare queste cose è consigliabile fare 5 minuti per vedere come reagisce il vostro corpo. Non fate mai subito un quarto d'ora se non siete abituati. Una cosa che è molto 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 importante è che fatele queste cose, perché vi trovate in villeggiatura, perché portano solo sensazioni di benessere e quindi possono portare anche un po' di benessere nella vostra vita. Quindi quando voi avete l'occasione di hotel come questo, in questo momento noi ci troviamo a Hilton, quindi le puntate le state vedendo, fatelo perché è veramente molto molto importante. Quindi cercate di farlo includere nel pacchetto della vostra stanza, perché altrimenti lo dovete pagare a parte, e pagare a parte queste cose sinceramente costa una cifra. Quindi è inutile
quando riservate la stanza, vedete l'hotel ha la spa e quindi cercate di includerlo nel pacchetto, perché è molto importante. Voi dovete pensare che i miei genitori sono venuti qui e non l'hanno sfruttato, cioè loro avevano la stanza, avevano la possibilità di entrare nell'hammam, nella sauna, nell'idromassaggio, e non l'hanno sfruttato, ed è un peccato, veramente un peccato, mentre io lo sfrutto minimo 2 ore al giorno. 2 ore al giorno sono veramente molto 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 importanti. Spero di aver risposto alle tue domande in modo efficiente. Quindi oggi il tempo è un po' nuvoloso, sono contento così. E ciao ciao a tutti da Paolo Orlando, Telegarage Mare Viaggi, da Roma, Hotel Hilton.